risponda, pavido. Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua. Voglio dire, capisco che hanno sbannato Giocherigno, ma questo non significa che bisogna riniziare a bottare i canali di sub. Mi fa godere il fatto che Joker è stato sbannato. Ed è proprio per questo, proprio per questa cosa che io ho scoperto, che io sono sicuro che troverò qualcosa su Giocherigno. Godendo come un fottuto porco. Io sto godendo come un fottuto porco. E non potete capire. Non potete. Raga. Com'è che sta godendo? Capitemi. Lo dobbiamo capire. Era Rollos. S infangato. S infangato per 7. Cristo Dio. Ho tutta sta massa magra, famo finta de credece. Di mesi. Che emoticone. 7 mesi di merda ho passato. 7 mesi di merda ho passato. 7 mesi di attacchi, 7 mesi di tutto e mi succhiate il cazzo. Si festeggia così, si festeggia. Oggi per il Giocherone e per il JKR è un giorno di vittoria, è un giorno di rivincita, è un giorno che mi devono succhiare il mio mini uccellino. Dopo 7 mesi hanno sbannato la faina. No. Beh, oddio, non possono nascere due fratelli, uno col cazzo grosso e l'altro col cazzo grosso. Cioè, è giusto, anzi, perché rispettabile. Noi non vi vogliamo. Rispettabile. Avete capito o no? Uno è nato capro, boss. Che è successo di bello? Andate sulla piattaforma viola. Andate sulla piattaforma viola e vedete chi è stato sbannato. Vedete chi è stato sbannato sulla piattaforma viola. Dopo che ho fatto tutto quanto con gli avvocati. Vedete chi cazzo è stato sbannato sulla. Comunque, il fatto che ti sbannino su un social non significa che non sei colpevole. Vedi, la roba dell'avvocato avrei pure tenuta un attimino fuori perché, appunto. Anzi, c'è nel senso. Top discorso di. Proprio perché ci sono mezzo de mezzo l'avvocati. Voglio dire, ci sono avvocati che hanno pure fatto vincere i killer davanti a un tribunale. Ti preoccupa. La piattaforma viola. Vedete chi cazzo aveva ragione. Anche perché, nel senso, non è una cosa che dici così. Se tu scrivi su Google, se volete lo faccio, tanto so sicuro che lo trovo. Se scrivi su Google gente sbannata da Twitch a caso o magari non a caso, ma non si sa perché, trovi una marea di persone. Due settimane fa hanno sbannato un tizio dopo 2 anni e 9 mesi. Non era Sdrumox, eh? Un attimo, avevo sussultato. Dopo 2 anni e 9 mesi hanno sbannato. Hanno permano e poi così dal nulla sbannano. Sì, così de botta. Ci sta. Ciao EUQHF98, ragione. Grazie per la sub. Vedete chi cazzo aveva ragione. Appunto, era quello di cui avevo paura. Non è una questione di ragione o meno. Nel senso. Vedete chi cazzo aveva ragione. No, Primarello. Stanno a pezzi quelli di Twitch? No, non stanno a pezzi. Infatti è l'unica cosa per la quale darei credito a Joker. Nel senso che magari effettivamente da qualche parte non, la colpa qui non c'è. Anche se continuo a dire i fantastici beat delle maratone mi facevano troppo morire. Il top donator dei beat ogni volta. Account eliminato. Così, dar nulla. O come ci succede alle volte a noi che poi vengono istasilurati per riciclaggio. Però mi fa dire che magari hanno ragione perché dice, vabbè, hanno fermato XQC. A una certa il capoccia di Twitch dice, sai cosa? Forse, vedendo come va la roba. Invece, Joker, ma chi cazzo son cula? Cioè, hanno sbannato Giocherigno. Dai, i 3 e Choc93HFG21, SXZ8161 e Rambo21-3876 stanno finalmente stappando lo champagne. Nel senso, quindi, appositamente, il discorso è quello.
che, proprio perché non è una un'importante autorità, è più plausibile che la ragione fosse dalla sua parte. Che fare tutto il discorso di complotto tale da dire, perché se lo facevi con XQC o gente magari veramente importante, dicevi, chissà. Rudy, bentornato. Io non ho mai criticato la piattaforma Viola. Non l'ho mai criticata. Io mi sono incazzato per il ban che ho preso. Se dici un'altra volta piattaforma Viola, levo il coso. Levo il video. Non ce la faccio, mi dispiace. Che è differente. E della gente che mi ha buttato merda addosso. Giustamente. Della merda che ho preso addosso dalle persone che parlano senza un cazzo di motivo. I motivi c'erano tutti. Questo è il discorso. Perché se la piattaforma Viola mi ha sbannato, io sto a posto. No, dovresti dimostrare il per, dovresti far vedere perché ti ha sbannato, nel caso. Io sto facendo solamente l'avvocato del diavolo, nient'altro. Però nel senso è quella la cosa. Perché se, perché Twitch il primo a non dire perché sbanna, dopo i vari perma. Fammi vedere se mi ricordo bene. Streamer banned 2 years. C'ho un ricordo. Unbanned, una roba del genere. Ah, figurate, sta ma. M'ero dimenticato di Indie Fox. Mamma mia, chi poteva essere la prima che te usciva fuori? Ah, però vedi, streamer returns to Twitch after 2 year ban for playing, via dicendo. E, non, e sicuramente ha bannato perché si stava a sentire Beyoncé. Mamma mia. E poi su Reddit dicono: se scopi live in live, 7 giorni di ban. Se ascolti Beyoncé, 2 anni di ban. Ho capito, va bene. Quindi è Twitch la prima a non dire mai nulla. Quindi perché uno dovrebbe pretendere da uno streamer di... Però se lo potessi fare sarebbe bello vedere perché. E la missione di colpa che c'è dietro. Io sto a posto, raga. E tutti mi hanno dato contro e mi hanno buttato merda addosso. Ripeto, tutti. Giustamente. Tutti. Giustamente tutti. Perché non c'era una difesa. Quella che aveva fatto era debole. Quindi non è che... Ma io non sto parlando del Cerbero, ragazzi. Chi cazzo sta parlando del Cerbero? Sasi, grazie mille. Farebbe bene. Ma puoi fare la live su Viola? Certo che posso. Però attualmente non voglio fare niente perché sto aspettando delle cose. Non posso fare niente, ragazzi. Quando ci sono degli avvocati in mezzo, bisogna... E aspettare un attimino. Intanto... Appunto, quindi stai zitto, non dire nulla, cioè, perché vedi, perché dico, cioè, poi sembro pazzo, dico, se ci stanno gli avvocati, non dire che ci stanno gli avvocati, proprio perché Obonna si difendeva. Ci stanno gli avvocati. Ha detto Sito Viola, next, vabbè, dai, vabbè, a me mi fa sempre piacere, sì, bannati, mi rattristo, sbannati, sono felice, più di quello che te devo dire. Non faccio differenze con nessuno. Sono il primo che sono andato subito a Insta a romper cazzo a Matteo HS appena non te sembra giocheri. Vabbè, allora sta a po' champagne, dai, è meglio. Grazie al cazzo, cioè se lavori sullo stesso sito mio, se rubi sordi, grazie al cazzo che onestamente mi dà fastidio. Se poi torni e dici, vedi, non era colpa mia, ti faccio cazzo, allora ho sbagliato. Poi sono sicuro che mi potrai far vedere quando c'è stata la missione di colpa di Twitch che dirà: ehi, ecco il ban. Solo che non ci sarà mai, perché? Perché il sito è una merda, perché il sito è il primo a non dire questo l'abbiamo sbannato per taluni motivi. Quindi è tutto, cioè, fa ride. Hello, Clochard!